No, non so. Mi dà una brutta sensazione. Calma e sangue freddo, veramente. Sì. Tranquilli. Siamo una squadra forte, lo sapete. Cosa? Caduto qualcosa, sì. Okay. È caduto qualcosa? Sì. Sì, sì. Vabbè, stiamo calmi. Sì, no, stiamo, devi stare calmi. Stiamo calmi, perché veramente... Calma. No, io devo solo avere la certezza che non ci siano lupi, animali o qualunque topo, cosa. Qua non... Perché anche l'odore di pipì che mi hai detto prima, sì, ok, demoni, non demoni, ma anche gli animali fanno la pipì. Però secondo Vorrei me... dirti che era un lupo, ma non... No, per carità di Dio. Ci manca ancora un lupo qua dentro. Stiamo calmi. Lui è forte. Non è il primo demone che... con cui avremo a che fare. Non è il primo demone con cui abbiamo a che fare. Però non lo so perché ho sentito quel ringhio. Non lo so perché ho pensato subito a un animale che è entrato qui e non è più saputo, non ha più saputo uscire, non lo so. O è caduto il pavimento. No, è rimasto... no. L'ho sentito anch'io prima un po' di lì. Ah. Sapete che faccio? Sì. Prendo lo zoom, lo metto io a sto giro. Così dopo non hai problemi. No. Ma dove pensavi sia avuto lo zoom? Se sentivo quel ringhio dallo zoom andavo giù lunga e tirata. Sì. Era forte, eh? Madonna, ma stai scherzando? Dovevano avere per forza una ruota, però la ruota non deve toccare l'acqua. Sì. Infatti quelli sono gli ingranaggi. Sì, che lo fanno girare. Ma era più in là. Che impressione sta porta che dà nel vuoto? Però l'odore di pipì è solo di qui, raga. Sì. Sì, è solo di lì. Qua è forte l'odore di pipì. Poi cambiando stanza così si sente proprio tanto. Dove sei? Dove ti nascondi? Avanti. Lo ripeto così magari ti rinfresca la memoria. Avremmo mica peccato l'unico demone che si spaventa. L'unico demone che ha paura. Era tuo il ringhio? Me lo fai risentire? Cosa c'è? Un verso. Che tipo? Tipo toc. Proveniva da dove? Di qui. Me lo fai sentire il ringhio? Fai sentire la tua voce? Oi, oi. Che odore, bruciato di colpo. È vero. Brutta cosa. Sta arrivando. Brutta cosa. Può essere il camino che manda residui di odore di bruciato? Ma dopo tutti questi anni? Infatti. Poi con l'umidità infatti. Fa strano. Non lo so. Dovresti aver almeno toccato qualche mattone lì. Vieni. Nitido. Aiuto. Cosa? Aiuto, ha detto. Ma va a cagare. Nitido. Una voce.
una voce femminile, riesco pure a... sono riuscito pure a individuarla. Stavi puntando in là? In là. In là dove non si può Ma andare. Brutta come prima o bella? Infatti, cosa... io non ho sentito Raga, niente. Raga, no, avevo ragione. Raga, qua c'è qualche anima che chiede aiuto. Siete giù? Nitido. Tipo aiuto. C'è qualcuno qua sotto? Avete paura del demone? Vi nascondete sotto? Noi non vogliamo farvi del male. Venite su. Raga, c'è qualcuno. Raga, c'è qualcuno. Accendiamo la black. Ascoltate me. C'è qualche anima che chiede aiuto. Credetemi. Credetemi. Accendiamo la black. Accendiamo. Ti chiudo di bruciato. Sì, è vero. Sta arrivando. Bruciato. Sì, sì. Che voce brutta. Triste. Sì. Chi siete? Vivete qui? Vivevate qui? Qui casa? Diventa? Di male. Male ho capito anch'io. Male. Cos'è successo qui? Aiutami. Ci potete dire cosa è accaduto qui? Fiume. Miracolo fiume. Ah, ecco, miracolo fiume. Soldi. Soldi. Ha detto anche soldi, raga. Fine. Fiume. Preso. Avanti. Ma siete i proprietari del mulino? Sì. Sì. Continuate a raccontare. C'è stato qualcosa detto? Siete tristi? Siete arrabbiati? Giacomo. Giacomo. Chi è Giacomo? Ma quanti siete? Sei. Ma una famiglia? Infatti. Sì. Sì, tanti, ha anche detto. Ok, una famiglia numerosa, ci sta. Sì? Sì. Chi è il capo? Possiamo parlare con il padrone? Chi è, Giacomo? Giacomo? Alto Giacomo di nuovo. Ho sembrato. Sì, raga. Oh. Ma sono forti anche loro. Sono col demone? Infatti. Ma vivete qua... Brutto. Vivete qua con un'entità maligna? Sì.
Sapete che c'è un'entità maligna qua con voi? Demonio denaro. Demonio denaro? Ma forse. Perché parlano di soldi? No, infatti, parlano di soldi. Che sia stata la loro rovina? Avevate problemi di soldi? Beh, i casi sono due, o avevano problemi di soldi o avevano tanti soldi. Eh sì. Parecchi. Porca miseria, allora. Non c'è più. Questi erano ricchi allora. Ma sono falliti. Sono falliti, hanno avuto un problema economico enorme. Ha detto sit, sit, sit. Sì, ha detto qualcosa in mezzo. L'ha ripetuto due volte. Giacomo, mi racconti cosa è successo? Non ce la fa. Giacomo, hai... Ha detto impiccato. Ha detto impiccato. Giacomo. Si è impiccato. Su. Come su? Ho sentito su. Sopra? Dove? Cos'era? Sopra? Vedi? Sopra. Non qui. Mi dici la stanza dove ti sei impiccato, Giacomo? Dietro palo. Però ha detto palo. Tira. Quando tira e se si è impiccato di là dove ci sono i pali degli ingranaggi, possibilissimo. È vero. Anche altissimo. Eh sì, molto più alto di qua. Basta spingere. Basta spingere, sai cosa ho capito dopo? Eh? Piano piano, la ruota. Davvero? Basta spingere, la ruota. No, vabbè, raga, che bello. No, mi è venuta un'immagine in testa. Cosa? Cosa? E gli ingranaggi, se spingi la ruota, quelli girano, ti girano su, eh? Si attacca una corda lì. No, vabbè, ragazzi. Cioè, praticamente... Il padre di questa famiglia si è tolto la vita perché aveva dei problemi economici. Sì, che in realtà, cioè, probabilmente sono stati un botto ricchi. Cosa c'entra il demone con tutto questo? Là? Là? Cosa c'entra l'entità maligna con tutto questo? Ci hanno detto che qua c'è un demone, un'energia negativa. È vero? Cos'hai detto? Era? No, io ho capito. Piano piano. È possibile che io ho capito. La porcata? La porcata. Cosa c'entra l'entità malvagia qua? Il demone? U-A-E. E ha detto una parolina che finisce con Ana e inizia per Pu. Ah. E non l'ha proprio detto. Forse l'ha ridetto. Sì. Con chi ce l'avete? Gente. Gente, sì, gente. E allora vedi che avevo capito bene. La borgata, i vicini. I vicini, magari.
c'entra i vicini con... Magari gliel'han tirata. Gli han tirato un demone? Gli han tirato invidia. Gli han tirato invidia. Ah beh, ma si sa che nelle borgate quando uno ha tanti soldi, gli altri... Non solo nelle borgate. No, se ovunque. Questo era veramente il mulino bianco... La gente può fare veramente del male, Forse anche più di un demone. Scusa, ce l'avete con la gente? Sai quanta energia negativa ti danno? Sì, scherzo. Esatto. Loro ce l'hanno coi vicini. Con quelli che abitavano un tempo vicino a loro. Sì, no, quelli di adesso. Ma no. Guarda che queste sono influssi negativi che attirano entità negative che si nutrono di questa cosa.